Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video, raga! Nuovo colore! Allora, io ho amato questi capelli, ok? Li ho amati alla follia, bellissimi, stupendi. Sono contentissima di aver realizzato un mio sogno, perché come vi dicevo, questi erano proprio un sogno per me. Però mi hanno stufata, devo ammettere che mi hanno stufata. Ormai li ho da un bel po' di tempo, quindi... Novità, cambiamo, ho bisogno di change. E vi dirò, inizialmente volevo fare già qualcosa con un po' di spirito natalizio. Poi mi sono detta, magari è un po' presto, magari ci calmiamo. Perché se faccio già subito adesso i capelli natalizi, poi dice... cioè cosa faccio? Quindi mi sono detta no, facciamo qualcosa, un intramezzo che comunque può piacermi, poi per quelli natalizi ci pensiamo a dicembre. E raga, ho scelto un colore che veramente è troppo bello, troppo bello. Volevo farlo da un sacco di tempo, l'ho fatto già in passato, ma lo amo alla follia e volevo rifarlo. Secondo me piacerà un sacco anche a voi. Andremo a utilizzare Direction, come al solito. Non è una collaborazione, sono tinte che ho preso io. E per questo nuovo colore ho scelto l'Alpine Green. Ora, voi direte, che cos'è l'Alpine Green? È questo che dal tubetto magari non rende troppo l'idea, cioè sembra quasi nero. In realtà, sperando che si capisca, è questo colore. Quindi un verde bosco scuro, bellissimo, super, non lo so, mi sta di Greenwich, strega dei boschi. Raga, lo amo, è veramente uno dei colori più belli in assoluto. Ero indecisa tra questo o un altro colore che non so bene come si chiami, che è tipo un verde petrolio, quindi è tipo simile a questo ma molto più tendente al blu. Erano bellissimi entrambi, ma ho optato alla fine per l'Alpine Green. Mi sento più verde bosco, che vi devo dire. Ho preso 4 tubetti perché insomma sapete che preferisco abbondare piuttosto poi mi avanza. E la cosa che andrò a fare oggi, raga, è quella di mettere la tinta su tutti i capelli, quindi non ci sarà uno split. Non sono neanche andata a rifare le radici perché non ne avevo voglia, e siccome è un colore tanto scuro non dovrebbe neanche vedersi troppo, perché poi andrò a rifarmi le radici con calma per bene nei capelli di dicembre, quindi a sto giro un po' così, un po' approssimativi. E tanto, avendo una parte molto più scura e una molto più chiara, penso, deduco, suppongo che alla fine uscirà comunque una sorta di split hair. Credo che questo lato rimarrà più chiaro e questo più scuro, no? Siamo tutti d'accordo su questo pensiero? Chi lo sa, però, chi lo sa? Raga, sono troppo contenta. Amo questo colore e non vedevo l'ora di farmelo su tutti i capelli, quindi let's go! Ah, ma hanno rifatto il packaging! Mi sono accorta adesso, stavo cercando il cosino da togliere. Non so se vi ricordate che di solito c'è sempre il cosino di protezione da levare, che ogni volta lo faccio coi denti perché non riesco. E invece non c'è. È proprio solo così? Ma pensa un po'... Ah, sì! Di solito non c'era all'interno questa cosa qui di protezione. Molto più comodo, direi. Quindi mettiamo i guanti, che tra l'altro sono gli ultimi che mi sono rimasti, dannazione, li devo riprendere. E speriamo che non mi si buchino questi guanti, perché questo colore, se non ricordo male, perché l'ho fatto un bel po' di tempo fa, macchia un botto, macchia veramente tanto. Quindi cerchiamo di non fare troppi danni neanche sulla faccia, sul collo, ma sappiamo già che tanto farò un casino come al solito. Molto bene. Specchio posizionato, ci siamo. Andiamo ad aprire. E già lo amo. È troppo bello, ve lo giuro, cioè lo dirò per tutto il tempo probabilmente, ma boh, mi dà delle vibes questo colore che non so nemmeno spiegare, cioè troppo bello, troppo. Poi vabbè, il verde è uno di quei colori che a me fa impazzire sui capelli, proprio bellissimo, sia che sia chiaro, scuro, pastello, superfluo, cioè mi piace in tutte le tonalità, ma questo scuro ha uno spazio speciale nel mio cuore, ahia, un botto di nodi, aiuto. A sto giro niente occhiali da guerra perché ho comprato le lenti e quindi posso utilizzare quelle. E non so se ci avete fatto caso, ma ho anche le ciglia in tinta coi capelli, non so se si vede da qua, ma ho tipo il pezzettino centrale verde che si abbinerà perfettamente, è tutto calcolato. Ok, iniziamo. Chissà perché sono così presa bene, cioè sono sempre presa bene quando faccio un nuovo colore, ma oggi è un botto. Vabbè, pronti? 3, 2, 1 e via! Cioè, ma la meraviglia, la meraviglia, sono stracontenta. E poi ovviamente, essendo un verde ed essendo anche così scuro, penso proprio che rimarrà un po', le ultime parole famose, no vabbè dai, secondo me dovrebbe rimanermi un po', anzi c'è un'altissima probabilità che farò anche molta fatica a levarmelo. Sono molto curiosa di vedere come prenderà sulla parte scura, vediamo se secondo me comunque esce un colore figo anche da questo lato, perché è vero che è scura ma non è più nerissima, cioè ormai era super sbiadita, anche perché ero andata a fare la vasca di deprivazione sensoriale, che per chi non lo sapesse ti devi immergere in questa soluzione dove all'interno c'è un botto di sale, ma talmente tanto sale che nonostante tu sia nell'acqua rimani a galla, ok, senza sforzi. Quindi capite che sale più tinta ai capelli non fa una bella combo. Infatti erano tutti neri, sono uscita e mi sono ritrovata così, ho detto vabbè, tanto devo rifare il colore, non importa. Anzi, per ora vederli così non sembra neanche ci sia tantissimissima differenza. Chissà se il lato chiaro uscirà tanto chiaro e il lato scuro tanto scuro, oppure no,
secondo me no. Vabbè, in ogni caso, qualsiasi cosa uscirà, so già che mi piacerà, quindi va bene. Tra l'altro poi, quando andrò a lavarmi i capelli, prima di asciugarli mi taglierò anche un pochino la frangia, perché è diventata tipo super lunga e sapete che a me non è che proprio faccia impazzire così lunga. Mi piace quando è cortina, quindi aspettatevi anche questo cambio. E la prima metà testa di radici è andata. Sono andata abbastanza in giù, anche un po' sulle lunghezze, perché sapete che la parte che odio di più fare è proprio quella delle lunghezze, quindi se mi risparmio un po' di lavoro magari meglio così. E abbiamo già quasi terminato un barattolino. Direi che mi apro già anche il secondo e partiamo con le radici della parte scura. Sempre se riesco ad aprire, ok, questo. Su Instagram non vi ho ancora messo il solito box domande per provare a farvi indovinare il colore nuovo, però secondo me qualcuno indovinerà, cioè più del solito, perché gli indizi ci sono, dai, ci sono stati. Innanzitutto vi ho fatto capire chiaramente che si trattava di un solo colore e non due o tre come capita altre volte. Vediamo se avete colto questo indizio, cioè l'ho palesemente detto. E poi questa cosa delle ciglia verdi, chi lo sa, per ora non mi ha ancora scritto nessuno tipo oddio hai fatto le ciglia verdi, quindi vuol dire che il prossimo colore sarà verde, però magari poi mettendo il box qualcuno lo scriverà, vediamo. In realtà ha indovinato già una mia amica, che non so come ci sia arrivato onestamente, infatti ho detto vabbè ma scusami, esci dalla mia testa. Ok, le radici sono tutte fatte, ora arriva la parte bella, ironicamente bella ovviamente. Mi devo fare tutte le lunghezze, visto che è una cosa molto lunga, visto che mi romperò le palle tantissimo, facciamo che ci vediamo direttamente dopo quando avrò fatto tutte le lunghezze. Ed eccomi qua, ho finito, che dire, ho fatto un disastro raga, sono riuscita a macchiarmi qualsiasi cosa, mi sono pure tinta una guancia a un certo punto, e ripeto, si macchia molto questo colore, quindi non so come farò poi a levarmelo dalle orecchie, dalla faccia, dal collo, dai muri quasi, cioè sì, praticamente. Vabbè, dettagli, ora lascio in posa e ci vediamo appena ho finito. Ok raga, ci siamo, li ho fatti, siete pronti? 3, 2, 1... Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Li amo! Sono troppo belli, troppo... Adoro tutto, tutto. Amo il fatto che non siano omogenei. So che di solito, tipo, è una cosa che non avrebbe senso, però invece a sto giro mi piace tantissimo. Ci sono delle ciocche più scure, più chiare, e adoro questa cosa. Mi sento un botto sirena, perché in realtà, come notate, sono usciti un po' più blu che verdi. O meglio, questa parte che era la parte chiara è uscita un botto blu, e questa parte che è la parte scura è uscita un po' più verde. Però mi piace, ci sta, cioè, la frangetta che fa questa sfumatura, l'adoro. No, veramente, raga, sono super contenta. Poi cambiano un sacco in base alla luce, praticamente ho notato che durante il giorno rimangono più sul verde e verso sera diventano invece più blu. Raga, non lo so, la solita cosa dei miei capelli che a un certo punto prendono vita e fanno quello che vogliono. Però mi piacciono, cioè sono proprio contenta, mi sento bene in questi capelli. Forse più che Greenwich in questo momento mi sento più sirena, sirena oscura degli abissi, ma mi piace lo stesso, cioè li accetto queste vibes, non mi tiro indietro. Ma non vi dico il casino che ho combinato per lavarli, cioè raga, non avete idea, a un certo punto sembravo Hulk, Shrek, Fiona. Questo colore macchia veramente da far schifo, quindi state attenti, ne vale la pena per carità, però c'è da considerare anche questo piccolo aspetto. Quindi raga, giunti a questo punto del video, direi di scegliere un bell'hashtag della fine da scrivere qui sotto nei commenti, e l'hashtag della fine potrebbe essere, ce l'ho raga, dalla regia mi suggeriscono hashtag in fondo al mar, e direi che ci può stare visto che appunto mi sento molto sirena, quindi sì, facciamolo, hashtag in fondo al mar, scrivetelo qui sotto nei commenti. Bon, io direi che per oggi possiamo concludere qui. Vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascio tutti i link di tutti i miei social, così se vi va potete seguirmi anche lì. Vi ringrazio tantissimo come sempre per essere rimasti con me anche in questo video, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!